Radio DJ, DJ Chiama Estate, gli ultimi 20 minuti di questa stagione con Aldo Rock, 25 se fai il bravo, dai, buongiorno uomo. Buongiorno, l'ultima. Siamo qui, sotto la vetta, ci manca poco, stiamo arrivando. Dai, mettiamo la sigla così facciamo la cosa ufficiale, abbiamo messo la sigla anche per Bagata, non possiamo non metterla anche per te. Popo subito. A rischiare per vincere. And whatever comes our way, born to be wild. Uomo, lo vedi il gonfalone dove c'è scritto finish? Sì, sì. Immaginare, no, c'è finish, no. Queste sono le ultime 200 no, yard. No, ma io vedo anche la vetta, è lì. La vetta, è lì, la vetta. Punto più alto. La vetta. Stiamo scalando come i precari. Sapete chi sono i precari? No, beh, chi sono? L'idea ce l'abbiamo, il precariato. No, il precario nel gergo degli alpinisti, sì. Ma delle guide. È un termine che si usa? Sì, lo usano tra loro. Guarda, quello. Oggi vado su con due precari. Il precario, no? Molto spesso la guida vede il precario che lo supera, perché sono quelli che... Fa da soli. No, che adesso stanno tentando dei record di velocità per arrivare in vetta. Perché si chiama precario? Precario perché è vestito come un precario, nel senso che anziché avere un'attrezzatura adeguata alla montagna, sì, sicuramente ce l'ha, però per andare e tornare rapidamente. Però questo cosa crea? Crea che l'imprevisto, come si dice, è dietro l'angolo, certo. Sì, il prevedibile non accade mai, sì, l'inaspettato. Ma perché sempre lo fai? Come la lepre nell'atletica leggera, è come il gregario nel ciclismo. È il tentativo del record, sempre più in alto. Ho capito, sempre più veloce. Se metterci di meno si va su molto leggero. Leggeri. Il problema è che se accade qualcosa e non torni giù per tempo, perché in montagna si parte presto e si torna presto. Sì, qualche volta però non si torna. Sì, no, nel senso che tu puoi tu devi decidere prima che cosa vuoi fare. Allora, vuoi scalare quella vetta come Uli Steck? Sapete chi è Uli Steck? No, però con calma, insomma. Se no, Uli Steck è uno che sale velocemente con due picozze, queste picozze super tecnologiche, non so se le avete mai viste, hanno delle forme tutte strane per salire rapidamente. Con due mani? Sì, con due mani, con come i piedi. Senza legare. No, si lega. Sì, magari nei passaggi così. Pensate che ad esempio la parete nord dell'Eiger, ve lo ricordate quel famoso film con Clint Eastwood, l'Eiger? 3 giorni per aprire quella via, Uli Steck la fa in 2 ore e mezza, 3. Mm-hmm. Cioè una roba velocissima. Ha scalato un 8000 nella catena himalayana in 12 ore dal campo base, è salito ed è tornato indietro. Questo è Uli Steck. Beh, un blitz. Però non tutti sono Uli Steck. Don't try this at home. No, perché devi avere veramente molta fortuna. Veramente un fenomeno. Fortuna. E quindi cosa succede ultimamente? Succede che sul Monte Bianco, ad esempio, ci sono stati dei morti. Lasciamo lì, sì. Sì. Il Monte Bianco dei morti esperti, qualcuno un po' meno, però ci sono stati dei morti esperti. C'è stato un famoso campione di sci d'alpinismo, ma veramente un campione, che seguiva Killian Jordan. Killian Jornet è un famosissimo anche lui sci alpinista. Mm-hmm. Ha vinto l'Ultra Trail del Monte Bianco, è uno che stava tentando di raggiungere le Seven Summit in velocità, quindi molto leggero, non legato, e questo suo amico Stephen Bross lo seguiva. E su un cornicione, sapete cosa sono le cornici? Le cornici sono delle onde di neve, sì. Cioè la neve fa dei riporti, tu passi una volta, passi due volte, passi tre volte, puoi passare anche 100 volte e non succede niente, ma è passato Stephen Bross, è precipitato per 600 metri, cioè non era legato, e questo succede un po' come, vi ricordate i vecchi tempi di No Limits, di Patrick Deneuve? Sì, certo. Ecco, questo succede nel momento in cui, non dico che non hai più paura, però non l'affronti, cioè il coraggio non è, come si dice, non resistere alla paura, il coraggio è dominio della paura.
ma il coraggio non è assenza di paura. Centerville si chiama questa canzone, è colpa di Aldo, ve lo dico, nel caso vi abbia fatto venire mal di testa è colpa sua. Bellissima uomo, disco, grazie. Disco al debut, disco sì, al debut. Numero uno della 50 Songs, cioè, d'importazione, comprato. D'importazione. Tu l'hai comprato? Guardami in faccia. Comprato per suonarlo. Tu con i tuoi sì, soldi? No, con i tuoi. Quelli... Dove vai in vacanza, uomo? Dove si può andare in vacanza? Guarda, si può andare dappertutto, dappertutto. Ci sono dei posti fantastici, anche spendendo poco. Ad esempio c'è una comunità, ad esempio, di ciclisti, cicloturisti, dove se tu entri in questo sito, lasci il tuo nominativo e tutto, e loro ti possono ospitare. Cioè tu vai in pratica in viaggio in questo paese. In quale paese però? Ma puoi andare dappertutto, ad esempio. La comunità dov'è? La comunità è mondiale. Ah, è una network. Sì, diciamo. Un network. Tu in pratica decidi di andare, non lo so, un posto bello. In Grecia. In Moab. Moab. E dov'è? Non sapete dov'è Moab? Dov'è Moab? Nello Utah. Nello Utah. Moab è dove c'è il più famoso circuito di mountain bike al mondo. Si chiama Slick Rock. Uh-huh. Cioè in pratica 23 chilometri, credo, un circuito, un anello, dove tu vai su queste rocce levigate dal vento, ed è un posto fantastico perché comunque sei fuori strada, sei in mezzo. Okay, ma è tipo 127 ore. 127 sì, ore, siamo lì, esatto. In Canyonlands, siamo da quelle parti lì, come Zion. Io voglio andare a Zion, altro posto bellissimo. Zion è sempre nel sud-ovest americano, e lì puoi fare invece il ring a piedi, puoi fare il trekking, ad esempio ci sono dei trekking fantastici. Sai che c'è ad esempio il trekking del il ponte di Sydney? Hai presente il ponte di Sydney? Mm-hmm. In Australia. Sì, in Australia. Siamo già andati in Baia. Sì, quello della Baia. Con il Nemo, per intenderci. È quello bravo. Dove faceva l'operaio Paul Hogan. Ve lo ricordate l'attore? Quello delle scarpe. Le scarpe, mi ricordo. Anch'io. No, Paul Hogan, Crocodile Dundee. Sì. Ti fa più alto. Lui faceva l'operaio. Lui aveva le Hogan, però di coccodrillo. Lui faceva l'operaio su questo ponte. Allora, all'alba ti portano su questo ponte, in pratica. Con la bici? A piedi, con una guida, a 110 metri all'alba. Tu vedi le macchine, gli omini sotto. 13 metri di altezza. Di altezza, sì. È roba per Linus questa. Guarda, bellissimo. Poi, sempre in Australia, puoi ad esempio fare walkabout. Walkabout, cos'è uomo? Il walkabout è quello che fanno gli aborigeni. Cioè per diventare grandi gli aborigeni vanno nell'entroterra e devono sopravvivere per sei mesi. Sì, e così impari a essere autosufficiente. Così impari a non farti la valigia che ti fai, hai capito? Impari a vivere con poco, a nutrirti con quello che ti dà la natura. Walkabout, diventi forte, diventi autosufficiente. Sufficiente. Più sai, dicono gli aborigeni, e meno ti serve. Detto questo, dove vai in vacanza tu invece? A Wakasassa Bay. Che è in Sardegna? È vicino a Homosassa. No, è un posto dove vorrei andare. Wakasassa. Fantastico, è un bellissimo. È in Florida. Ah, che bello. Florida, sì, nella parte del andare Golfo. A Ouagadougou invece. Ho visto questo film bellissimo, Tamburi Lontani. Allora mi è venuto voglia proprio di attraversare la Florida, e magari toccando l'Everglades, e arrivi a Homosassa e a Wakasassa. Io sono stato a Homosassa Spring. Ciao. E un giorno ti racconterò io com'era. Perché I'm the one who will remember everything. Anch'io. Sono quello che si ricorderà tutto. Ciao. I'm the one who will remember everything. Sono quella che si ricorderà di tutto, cantava Dare Williams. Questa è Radio DJ. Mai sorpreso con Homosassa, mai sorpreso. Guardami uomo, sono proprio io quello che è stato a Homosassa Spring. Mi piace, sai perché? Perché oggi abbiamo fatto un omaggio a Johnny Cash.
In che modo? Perché siamo tutti Men in Black oggi. Sì, posso leggere questa cosa bellissima? E Alex ti metterà la base più bella che c'è. Sì, un paio di occhiali? No, non è importante. Qua, uomo. Un paio di occhiali. Guarda, che sono anche puliti. Sì, dedicato a Johnny Cash, perché... Vai, uomo. Ti va bene questa o la cambiamo? Più bassa. È ora che mi prepari per andare a lavorare. O meglio, per andare a suonare. È quello che faccio da una vita. Indosserò la mia camicia nera. Infilerò la cintura nei passanti dei miei pantaloni, anch'essi neri. Mi allaccerò le mie scarpe, nere. Afferrerò la mia chitarra, nera. E salirò sul palco, pronto a suonare la mia musica. Per la gente di questa città. Nera. Johnny Cash. Bellissimo, finisce il suo, la sua autobiografia, finisce così. Quando l'hai letta? Non ce l'ho, mandatemela. Che bello, posso dire all'ufficio stampa di mandarmi l'autobiografia? Ma certo, ma quando uscite? Appena uscita? Sì, appena uscita, l'autobiografia di Johnny Cash. Due copie, posso dire all'editore? Certo. Baldini e Castoldi. Allora fai conto che ce l'abbiamo già, sono sempre molto gentili. Come si chiama il network che ti ospita se sei un ciclista? Ah, si chiama docciacalda.org. Warm shower. In italiano? No, warm shower. Punto? Punto org, perché è proprio un'organizazione. Proprio. Uno dei posti per farsi passare la paura è Vanuatu, nelle isole Nuove Ebridi, confermi? È stato insulare situato nell'Oceano Pacifico Meridionale. Non dice nelle Nuove Ebridi? Nuove Ebridi, sì, nel periodo coloniale non è così. Ecco, in questo posto qui, in pratica è nato... Ripeti dov'è che è esattamente? Dell'oceano? L'Oceano Pacifico Meridionale. Sì, diciamo tra... Tu prendi la Nuova Zelanda. Prendi la Nuova Zelanda, ok? A nord della Nuova Zelanda c'è questo gruppo delle Nuove Ebridi, a sinistra hai l'Australia. Grosso modo dove andava in vacanza quello lì del viaggio di nozze, Polinesia. Un posto bello. Beh, lì è nata questa tradizione che si chiama Nagol. Nagol l'avrete vista in qualche documentario, una volta c'erano i documentari in bianco e neri, facevano vedere. Ma si vedeva tanto una volta tanti anni, forse non si fa neanche più. No, secondo me qualcuno lo fa ancora. Che cos'è, uomo? Il Nagol è l'antenato del bungee. Esatto, loro per farsi passare la paura in pratica si legano le caviglie e si buttano. Ma perché c'è questa paura? Ma si buttano con una corda, con un elastico. Ma anche da 20-30 metri. Con una corda. Scusa, non ti si spaccano le gambe? Ma sai, è una corda un po' particolare, quindi un minimo di elasticità ce l'ha, ma non è come, non è elastica, non ha i polimeri, tutto questo. Ma perché è nata? Perché la tradizione racconta che una donna che veniva in pratica picchiata dal suo compagno a un certo punto si era nascosta sugli alberi e su un albero molto alto e si era legata le caviglie e poi a un certo punto quando il marito la stava per prendere lei si è buttata, ma il marito non sapeva che fosse legata, quindi lei si è salvata e il marito si è sfracellato perché il marito si è buttato anche lui per prenderla. Brava. Grazie uomo. E quindi gli altri maschi per dimostrare di non essere da meno rispetto a una donna grazie abbiamo ciao. Finito nel senso assoluto, nel senso che abbiamo finito per la stagione, ci risentiamo il primo lunedì di settembre. Grazie, buone vacanze. Grazie Alex, grazie a tutti. Grazie alla Patitucci, grazie a Sara, grazie anche a Valentina. Posso augurare buona vacanza a tutti? Devi. Ora alzatevi e andate là, lontano, dove crescono le mele d'oro e portatene una Aldo Rock. Grazie.